La salute viene mangiando, questo è il nome del progetto che si propone di promuovere la sensibilizzazione e la consapevolezza dei ragazzi delle scuole sul tema complesso dell'alimentazione, che si lega a doppio filo con le tematiche ambientali e che ha importanti risvolti sul piano sociale, sanitario ed educativo. L'obiettivo, in linea con Expo 2015, consiste nel fornire ai giovani informazioni puntuali sugli argomenti connessi al rapporto tra cibo e salute. La salute viene mangiando, un progetto che vuole coinvolgere soprattutto le scuole e gli alunni verso un'alimentazione sana e sostenibile. Come assessorato all'agricoltura abbiamo immediatamente aderito a questa iniziativa perché i nostri produttori, in particolare i produttori del biologico, possono contribuire a sviluppare la filiera corta dalla produzione appunto alla comunicazione, ma soprattutto al consumo di sano cibo. Il miglioramento del cibo significa il miglioramento della salute, la capacità di produrre cibi pregiati e genuini è un'altra funzione, un altro obbligo sociale per certi aspetti che bisogna perseguire. Il percorso intrapreso dalla ASL di Teramo nasce anche dai dati preoccupanti della regione Abruzzo, che è la quarta in Italia per la presenza dell'obesità infantile, un problema che interessa 10.000 famiglie. C'è poi l'altra faccia della medaglia, disturbi della condotta alimentare come anoressia e bulimia che colpiscono sempre più i giovanissimi. Noi dobbiamo abituare la gente anche a non ammalarsi, non dobbiamo solo pensare a come curarli, magari con gli ospedali per acuti. Allora, in questo l'azienda, insieme ad altre istituzioni, sta collaborando per creare un progetto di educazione alimentare già dalle scuole. Su questo non solo siamo felicissimi di mettere a disposizione le nostre competenze tecnico-scientifiche, ma siamo ancora più felici di poter contribuire alla realizzazione di un progetto che ha una funzione educativa a cui riteniamo che l'università non possa sottrarsi.